Buongiorno a tutti. Siamo giunti alla terza prova chiave, stiamo facendo questo studio sulle parole dell'ultimo discorso che Gesù ha avuto assieme con i propri discepoli. E abbiamo visto già la parola, una parola bella, amare, una parola brutta, odiare, e oggi veniamo a una terza parola che è dimorare. Che cosa significa dimorare? Prima di tutti voglio capire, so che è una parola un po' antica, dimorare è un po' da altro tempo, non è una parola che usiamo tutti quanti i giorni. Volevo sentire da voi che cosa vi viene in mente quando voi sentite la parola dimorare o quale sinonimo trovate nella parola dimorare. Riposare. Come? Riposare. Abitare, sì. Altro? Vabbè, fermiamoci qua. Dimorare è riposare e abitare. Infatti, l'immagine della prima cosa che ci viene in mente quando pensiamo a dimorare è una dimora. Una dimora. Questa è una casa. Si dimora e si riposa all'interno di una cosa. La dimora è semplicemente il posto dove quotidianamente noi viviamo, dove abbiamo le nostre cose, dove passiamo i tempi sia di gioia che di tristezza, sia di allegria che di dolore, dove teniamo i nostri beni, dove teniamo i nostri vestiti, dove teniamo tutto quanto, dove cresciamo i figli. Infatti, dimorare viene dal latino demorare, che significa passare molto tempo nello stesso posto. Per cui quando dimoriamo siamo. Ora questo noi perché siamo più o meno cittadini. Se fossimo stati agricoltori, la prima cosa che ci sarebbe venuta in mente sarebbe stata questa. Dimorare significa mettere a dimora. Un agricoltore, questo sta mettendo, non so, una pianta di qualche genere, non so se è un melo, un pero, un pesco, si mette a dimora. Quando tu metti a dimora un albero, lo metti lì perché scegli il posto preciso dove deve stare, perché l'albero non si muove, non c'ha le gambe che poi si sposta, per cui devi scegliere il suolo adatto, il posto adatto nel campo dove prenderà sole, acqua, vento se gli serve di più o di meno, perché possa portare dei frutti. Da là, quando mettiamo a dimora qualcosa, noi normalmente non la togliamo più. Poi se capita di dover trapiantare una pianta da una parte all'altra, ma è una cosa molto rara, quando si mette a dimora, quello è il posto dove crescerà per sempre quella pianta. Volevo leggere insieme a voi Giovanni 15. Ho evidenziato anche alcune parole. Dice così, Giovanni 15, dal versetto 4 al versetto 8. 12. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. Così sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Qual è la parola che è usata di più qua? In 12 versetti la usa 9 volte.
Per cui l'importanza su dimorare. Poi ci sono altre due parole che ho sottolineato, che sono amare, e in 9 versetti lo usa 7 volte, e poi frutto, che in 9 versetti viene usata 3 volte. Per cui dimorare, amare, frutto. Allora, vogliamo definire che cosa significa dimorare in Gesù? Dimorare è, viene venuto, ecco, 12 volte amare, che significa? Dimorare significa abitare, rimanere stabili in un posto. Amare, questo è un, abbiamo detto più volte che amare nel Nuovo Testamento ha tre parole. Amare eros, che significa l'amore sensuale, quello proprio tra marito e moglie, nell'atto sessuale. Fileo, che significa stimare, avere rispetto. E agapao, che significa amare con tutto se stesso, proprio amare fino alla fine, completamente. E la parola che usa Gesù proprio è agapao, amare con tutto se stessa. E poi c'è frutto, che è proprio frutto. Avanti. Okay. Cosa significa amare in Gesù? Gesù dice: dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il traccio non può dar da sé frutto se non rimane nella vite, così non è pure, così neppure voi se non dimorate in me. Allora, per noi abbiamo detto che dimorare è essere avere una casa, no? Stare in un posto. Infatti la maggior parte dei commentari, se leggete gran parte dei commentari, parlano di questo brano enfatizzando il fatto che Gesù ci sta chiedendo di abitare assieme a lui in un posto fisico. Questo è giusto, attenzione, non è che è sbagliato, non oserei mai. Se vivo quotidianamente con Gesù, se vivo insieme a lui, se mi nutro attraverso Gesù, se mi vesto di Gesù, se cresco i miei figli in Gesù, allora sarò veramente dimorando, e Gesù verrà ad abitare insieme a me in quel posto. Però qui stiamo parlando di mattoni, di sassi, di cose stabili. Avete notato che in questo brano Gesù parla di frutto. Frutto non è un sasso. Per quanto possiamo sforzarci, una casa, una dimora non porta frutto. Non è che una casa grande poi produce una casetta più piccola, magari la cuccia del cane. È quella. Qui Gesù sta parlando di frutti che vengono portati dall'amore quando veniamo messi a dimora. Piantare. Gesù non è solamente un luogo, non è soltanto un posto dove stare, è anche un posto dove stare, ma è soprattutto una zolla di terra, un terreno dove io posso essere piantato e da cui posso attirare, avere tutti quanti i nutrimenti di cui ho bisogno per poter portare frutto, perché se non ho nutrimento la pianta non porta frutto. Voi potete mettere una pianta in un terreno fertile e porterà dei frutti meravigliosi, lo portate in un terreno arido, la pianta piano piano non porterà più frutti e la fine muore. Se Gesù diventa il terreno fertile dove noi rimaniamo, allora lì potrò portare frutti. Tu potresti chiedermi, però Marco, un attimo, dimorare, qual è la differenza tra abitare con Gesù e essere messo a dimora in Gesù? Sembra la stessa cosa, perché se io sto con Gesù è chiaro che sono là dentro. Guardate quello che dice Gesù: come il traccio non può da sé portare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Sapete qual è il problema? Che molti abitano con Gesù. Ci sono tanti credenti che abitano con Gesù. Che significa? Che lo conoscono, sanno quello che dice, si muovono all'interno della sua presenza. E questo è molto buono, perché sanno di Gesù e in fondo sperimentano anche gran parte delle cose legate alla vita con Gesù, la comunione fraterna, la Chiesa. Ma qui Gesù dice una cosa differente: non soltanto che io devo stare, ma io devo prendere per portare frutto.
Io devo assorbire. Se non assorbo, se sto soltanto insieme con Gesù e non assorbo quello che lui mi dice, il frutto non viene. Gesù parla, attenzione, Gesù parla di frutto, non di frutti. Alla stessa maniera, Paolo in Galati 5, versetto 2 dirà così: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Non è che noi quando quando assorbiamo il nutrimento da Gesù possiamo dare un frutto, o possiamo dare amore, oppure possiamo dare gioia, oppure possiamo dare pazienza, oppure possiamo dare benevolenza, e così via. Non è che produciamo un frutto e quell'altro no, poi magari c'è un altro che produce benevolenza e io produco pazienza. Paolo e Gesù dice che il frutto del dimorare, di essere messi a dimora, di apprendere le cose da lui, è di portare tutte queste cose qua. Il credente che non abita soltanto con Gesù, ma che assorbe Gesù, darà questo tipo di frutto. Questo. Avete pronto il vostro smartphone dell'anima per una app, per un'applicazione? Cosa devo fare per essere piantato in Gesù? Cosa devo fare per essere piantata in Gesù? Cosa devo smettere di fare? Perché ci sono alcune cose probabilmente che mi impediscono di assorbire, perché non so, amicizie, un peccato ricorrente, delle abitudini di vita che mi portano fuori. Oppure cosa devo cominciare a fare per abitare in Gesù? Leggere di più la Bibbia? Avere più tempo insieme con i fratelli e le sorelle? Venire di più in chiesa? Non parlo di voi che vi ho contato poco fa. Che cosa devo fare? Secondo motivo, qual è lo scopo di dimorare in Gesù? C'è uno scopo nel dimorare. Gesù dice così, versetti 5 e 6: io sono la vite, voi siete i tracci. Colui che dimora in me, nel quale io dimoro, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il traccio che si secca. Questi tracci si raccolgono e si gettano nel fuoco. Ora vorrei, viene la prossima, questa è la pagina web della nostra chiesa, dove tra le altre cose, oltre alle predicazioni, abbiamo spiegato un pochino che quello che siamo come chiesa. E queste parole qua fanno parte del nostro statuto. Che cosa dice questa pagina? Dice: che cos'è la vera vita? La vera vita è una chiesa cristiana evangelica. Che cosa vuol dire? Siamo un gruppo di persone, chiesa, ecclesia, chiamati fuori, che ha creduto in Gesù Cristo come Salvatore, per cui cristiana, attraverso la buona notizia conosciuta attraverso il Vangelo, per cui evangelica, e come i tracci che dimorano nella vite, traiamo tutto il nostro nutrimento da Gesù, la nostra vera vita. Non abbiamo scelto a caso. Lo scopo di questa chiesa, lo scopo di ogni credente che lo compone, è quello di portare più persone in questo locale. Vero? No. È quello di portare frutto a Gesù. Noi non esistiamo per riempire questo posto, magari ci fa tanto piacere quando vediamo pieno di persone, ma il nostro compito, il nostro frutto è di portare persone a Gesù, anche se non faranno mai parte della nostra chiesa. Sapete in 15 anni quante persone sono passate per questa chiesa? Lo sapete? L'ho detto più di una volta. Sono aumentate? Attenzione. A un conto sommario, in 15 anni, questa chiesa ha visto oltre 120 persone passare da qua e andare via a glorificare il Signore in altre cose. Pensate ai migranti. C'era un gruppo, vi ricordate il tempo dove tutta questa sezione era piena di bellissime facce nere dei nostri migranti? Questi nostri migranti dove sono? Sono in vari posti nel mondo, c'è chi è in Sicilia, chi è qui a Montefiascone ancora, chi è in Germania, in altri posti. Li abbiamo battezzati, li abbiamo mandati nel mondo a testimoniare dell'amore di Cristo. Questo è il motivo per cui siamo qua. Se siamo piantati nel suolo di Gesù, il frutto che portiamo è abbondante.
giusto? È un tralcio, non è un tralcio. Per avere un tralcio di vite con le foglie bisogna andare o in California o in Australia, perché siamo a novembre. Però supponete che questo sia un tralcio. Ora, questo tralcio, vedete, non ha frutti. Se io mi sforzassi con tutto me stesso di dire fai frutti, dai, fai frutti, ce la puoi fare, fai frutti, posso appenderci sopra qualche frutto, anzi, ma questo tralcio non fa frutti. Perché? Perché manca la connessione, è staccato, è staccato. Avete mai sentito dire guarda che bei frutti da quel tralcio? Sentite dire invece guarda che bei frutti da quella pianta. È la pianta la parte importante. Il tralcio, il pezzo di rame, è soltanto una parte la cui funzione è quella di portare frutti. La cosa importante è la pianta a cui è ancorata. E noi siamo un tralcio. L'obbligo nostro, il nostro scopo per cui siamo qui è quello di essere attaccati a qualcosa da cui traiamo il nutrimento per poi alla fine portare. Il tralcio, questo, dice Gesù, è soltanto legno morto. Si prende, si butta via e dice, tra l'altro, che non è nemmeno buono da mettere da parte per fare il fuoco, ma si butta sul fuoco che già c'è. È inutile, non serve a niente un tralcio. Ma un tralcio attaccato alla vite è lo strumento tramite cui Gesù reca la sua benedizione sul mondo. Ora vorrei chiedervi, quel tralcio che ho buttato, quante ore al giorno deve essere attaccato alla vite per portare frutto? Non è che si può magari... Il tralcio è il tralcio. Vogliamo dare a questo tralcio un po' di libertà di fare le sue cose, magari di fare un giretto in centro con gli amici, di dare un po' di vita, di libertà? Sapete il problema di molti credenti qual è? È che si comportano, credono di essere come i mobili dell'IKEA. Mi spiego. Un mobile dell'IKEA, che fai? Lo prendi, lo porti a casa e lo monti, no? Poi a un certo punto decidi che non sta più bene in quel posto, lo smonti e lo metti da un'altra parte, no? Poi vedi che in fondo stava bene da quell'altra parte, lo rismonti e lo rimetti di là. E così fanno i credenti. Si montano, si smontano costantemente dicendo ok, adesso vado qua, poi casomai mi rimonto e mi riaggancio a Gesù fra un pochino, perché adesso sto laggiù, poi fra un pochino mi smonto e mi riaggancio. Non funziona così, non funziona così. Basta un minuto lontano dalla pianta del tralcio e il tralcio muore definitivamente. Bisogna essere agganciati a Gesù, tu devi agganciare la tua vita a Gesù in maniera costante. Un'altra app per la tua smartphone spirituale. Cosa devo cambiare nella mia vita per essere attaccato, per essere attaccata costantemente alla vera vita? Cos'è che devo cambiare? Le mie abitudini? Devo cominciare a fare qualcosa? Devo smettere di fare qualcosa che mi impedisce questo collegamento costante? Terzo motivo. Qual è l'effetto del dimorare in Gesù? Gesù dice, versetti 7 e 8, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Ora, qui Gesù non ci indica soltanto l'effetto, non so se avete notato, no? Io dico, qual è l'effetto del dimorare in Gesù, no? Qui non c'è soltanto l'effetto, ma ci indica anche il metodo e il premio al dimorare in Gesù. Allora, qual è il metodo? Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, il metodo è che per essere costantemente connesso alla pianta, alla vera vite, tu devi essere connesso e le parole di Gesù devono dimorare con te. E questa è la zolla, questo è il buco nella terra dove noi possiamo essere piantati, da cui trarre energia. La parola, dimorare nella parola di Gesù,
aspetta Lui. Noi dobbiamo dimorare dentro la parola di Gesù, noi dobbiamo, eccola, questa è la zona, questo è il posto da dove io posso attingere l'energia, il nutrimento e la potenza per portare frutto. Sta qua dentro, lo dice Gesù, se voi dimorate in me e la parola mia parola dimora in voi. Leggi la Bibbia e c'è un premio a tutto questo. C'è, no? Che dice, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Allora, qual è il premio? Qual è il premio? Non è che dice chiedete e nel limite del possibile vi il Padre mio vi esaudisce. Poi non a tutto, no, certo, non a tutto, un po' verrete soddisfatti. Chiedete quello che volete e vi sarà fatto. Chiedete in grande, in enorme. Poi chiaramente è un'altra predicazione del volere di Dio. Deve accordare il volere dell'uomo, deve sempre accordarsi con il volere di Dio, perché alcune volte tu chiedi in fede e il Signore ti dice io non ti do quello, ti do quell'altra cosa che è meglio per te. Tu chiedi il posto in banca, invece io ti mando a fare il missionario. Dice ma com'è? Perché è meglio per te, perché è quello che Dio decide. Però chiedete in grande, chiedete, non limitatevi alle piccole cose, chiedete in grande. Allora, domandate quello che volete, manca l'effetto, qual è l'effetto? L'effetto qual è? Qui ci sono due effetti in uno stesso, uno che rimane per sempre, che è quello più importante, e uno che rimane per noi. In questo è glorificato il Padre mio. In questo è glorificato il Padre mio. Chi è il che riceve il beneficio del portare frutto? E qui la gloria di Dio, questo glorificato, che la parola che usa Gesù è donazione, che significa ritornare indietro qualche cosa di molto prezioso. Quando noi portiamo frutto stiamo ritornando indietro a Dio qualche cosa di molto prezioso, che cos'è? La sua gloria. Dio viene glorificato, Dio viene glorificato. E poi c'è la parte importante per noi, perché se portiamo frutto, se dimoriamo, se traiamo beneficio dalla parola, se dimoriamo nella sua vita, noi saremo chiamati suoi discepoli. Essere chiamati, ti interessa essere chiamato discepolo del creatore del mondo? A me sì. Io voglio che quando arriverò davanti a Gesù, lui mi prenda sotto braccio e mi dica: che bel discepolo che sei stato, bravo, bravo, mi hai seguito, bravo. Saremo discepoli veri di Gesù. Un'altra per noi: sto dimorando in Gesù per ottenere i premi o perché Dio non venga glorificato? Perché molti dimorano in Gesù aspettandosi di, ok, io seguo Gesù, faccio tutto quello che Gesù, così lui mi può benedire e mi dà indietro le cose che io gli chiedo. Non è quello il fine. Il fine non è l'avere qualche cosa per noi. Il fine è la gloria di Dio. Guarda, qual è il luogo dove devo essere piantato? Dove devo essere piantato? Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. L'amore è un terreno fertile. Paolo scrive così l'amore. L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma giuisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore di Gesù deve essere la caratteristica distintiva del credente, del discepolo. Che anche da lontano le persone dicono: oh, guarda, quello è un discepolo, perché? Perché vedi, quello è pazzesco.
paziente, non si gonfia, non si comporta in maniera sconveniente, non si nasconde, non ha debiti male, non gode delle ingiustizie, eccetera, eccetera, eccetera. Perché lo fa? Perché sei così? Perché sei differente da tutti gli altri? E a quel punto noi portiamo gloria a Dio dicendo perché? Perché io dimoro nella parola di Gesù, perché io sono discepolo di Gesù. Vuoi conoscere anche tu la fonte di tutto quello che io faccio? E questa è la più grande testimonianza che noi possiamo dare, la nostra vita cambiata. L'amore di Gesù deve essere la caratteristica distintiva che tutti possono avere. Quella persona è piantata in Gesù. Un altro per te e per me. Quali azioni d'amore posso compiere per mostrare agli altri il lavoro di Gesù? Cosa posso compiere? Perché gli altri lo vedono? Perché ci sono cose da fare. Queste non sono cose che posso praticare soltanto dal convento. Posso essere paziente, ma sono paziente con qualcun altro. Posso non cercare il proprio interesse perché c'è un altro di fronte a me. Sono cose che io devo fare insieme per gli altri. Quali sono le azioni d'amore che posso compiere per mostrare agli altri l'amore di Gesù? Come posso dimorare allora nell'amore di Gesù? Versetto 10: se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Sì, Marco, vabbè, tutto bello, ma praticamente mi dici come devo fare a dimorare per essere piantati in Gesù? Ce lo indica il versetto 12. Giovanni 15, versetto 12: questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Vi ricordate un episodio? Quando a un certo momento i farisei, per mettere in difficoltà Gesù, mandarono uno e gli dissero: voglio un po' chiedere qual è il più grande comandamento. E lui non gli diede uno, gli diede due dei comandamenti. Matteo 22:38 gli disse: allora, il più grande comandamento è ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E poi c'è un altro che è molto simile, che è: ama il prossimo tuo come te stesso. Se tu adempi a queste due cose, tu hai adempiuto alla legge. Se ami Dio e ami il prossimo, tu hai portato frutto al Signore. Mi dà uno schema? Uno schema. Questo è molto schematico. Come il Padre ha amato me, Dio ha amato Gesù, dice. Dio mi ha amato, per cui Dio ha trasferito l'amore, il suo amore, da lui al figlio. Io ho amato voi, per cui così anch'io ho amato voi. Io ho trasferito il mio amore verso di voi. A questo punto tocca a te, trasmettere l'amore. A chi? Al mondo, al mio prossimo. Ama il prossimo tuo come te stesso. Un'applicazione per noi. Visto che per dimorare in Gesù devo essere un buon ripetitore dell'amore di Dio, sono un buon ripetitore dell'amore di Dio verso il mondo. Sto ripetendo al mondo quello che il Signore mi ha dato. E in conclusione, la volta scorsa avevamo visto che Gesù, dopo averci detto una cosa brutta, che saremmo stati odiati, che saremmo stati perseguitati, ci aveva anche spiegato perché ce l'aveva detto. Ci aveva detto: vi ho detto queste cose affinché non siate turbati. Questa volta c'è una cosa simile. E la prossima? Stessa parola: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Allora, se l'altra volta ci aveva detto: attenzione, non siate turbati, però non vi preoccupate, io ho tutto il mondo per voi, questa volta ci dice: vi ho detto queste cose affinché voi possiate avere la mia stessa gioia. Allora, di che gioia si parla? Mi dai la prossima? Ebrei la descrive così, Ebrei 12, versetto 2.
Per la gioia che gli era posta dinanzi, gli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra di Dio. La gioia di Gesù non è una gioia terrena, ma è una gioia che fa vedere oltre. È una gioia che ci porta oltre l'ostacolo. Qui c'era un ostacolo tremendo per Gesù. L'ostacolo si chiamava la croce, la morte in croce, ma soltanto, non soltanto quello, disprezzato, disprezzando l'infamia, perché lui non è soltanto morto, ma è stato innovato. Il creatore del mondo si è posto nelle condizioni di essere disprezzato, perché, perché vedeva lontano, perché vedeva oltre l'ostacolo, vedeva oltre la croce, vedeva noi, vedeva la sua chiesa. È una gioia che dice si è seduta alla destra del trono di Dio. Questo tipo di gloria, di gioia, Dio te lo vuole dare a te. Vuole farti sedere insieme al Padre. Ti interessa questo tipo di gioia? Vuoi questo tipo di gioia? Gesù ti dice: dimorate in me e io dimorerò in voi. Andiamoci a pregare. Grazie Signore Gesù, grazie di essere venuto a confortarci e a portarci la parola importante per noi credenti, di che dobbiamo dimorare in te, dobbiamo piantare, essere piantati in te. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stato colpito da qualcosa che hai sentito oggi, credi a queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio dimorare in te, io voglio essere piantato nella tua parola. Voglio portare frutto e voglio portare gloria a te. So che senza di te io non posso fare niente, che sono un servo inutile, sono una serva inutile, ma io voglio trarre la potenza, il nutrimento dalla tua parola. E voglio essere costante, voglio essere costantemente connesso a te, Signore Gesù. Per cui ti chiedo di aiutarmi a prendere tutte quelle azioni, quelle decisioni che mi serviranno per poter essere connesso strettamente alla vera vita, a quella che sei tu. Io voglio essere un tralcio che porta gloria, porta frutto, porta altre persone a glorificare te. Aiutami Spirito Santo in tutto quello che ti sto chiedendo oggi. Nel tuo santo nome te lo prego, Signore Gesù. Amen. Amen.